Benvenuti! Nel video di oggi parleremo del vero motivo che ha portato Roberto Mancini a dare le dimissioni da allenatore della Nazionale. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. L'improvviso addio di Roberto Mancini alla guida della Nazionale Italiana di Calcio ha lasciato tutti di stucco. Il CT, campione d'Europa in carica, ha annunciato la sua decisione il 13 agosto, a pochi giorni dalla sua nomina a coordinatore delle nazionali. Dopo intense speculazioni sulle ragioni dietro questa scelta, Mancini ha chiarito che si tratta di una decisione personale, esprimendola attraverso un post su Instagram. Ha ringraziato il presidente federale Gabriele Gravina e tutti i membri della FICE, oltre ai giocatori e ai tifosi che lo hanno sostenuto durante i suoi 5 anni di impegno. Ha anche sottolineato l'emozione di aver guidato l'Italia alla vittoria all'Europeo 2020. Sebbene Mancini abbia respinto le voci sul suo coinvolgimento con la nazionale dell'Arabia Saudita, sembra che l'offerta possa arrivare nella prossima settimana, secondo il quotidiano saudita Al Riyadi. Questo potrebbe portare a una nuova fase nella carriera dell'allenatore marchigiano. Nel frattempo, la discussione sulla sua successione è già iniziata. Nomi importanti vengono menzionati, tra cui Luciano Spalletti, reduce dalla vittoria dello scudetto con il Napoli, e Antonio Conte, già CT degli Azzurri e attualmente libero. Anche Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi sembrano essere nelle considerazioni. L'addio di Mancini ha aperto le porte a un nuovo capitolo nell'evoluzione del calcio italiano. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. Attiva la campanellina per non perderti le ultime news. A presto!